Nuova puntata di servizio a domicilio, caro Gianluca. Siamo ancora qua e già siamo ancora qua, e perché la nostra amica sta là, ormai si trova benissimo qua, si trova talmente bene. Però una cosa non abbiamo fatto notare di recente: ogni settimana qui il munnezzaio, il sudiciume aumenta sempre di più su questa scalinata. Su questa scalinata il sudiciume inizia sempre di più, significa che la siringa si sta facendo degli amici, sta iniziando a socializzare con la zona. Brava la nostra siringa che sta sempre là, eh. Sempre là. Niente. Signori, niente. Tormentone. Però di solito i tormentoni hanno un inizio ed una fine, Gianluca. Probabilmente noi lo stiamo vivendo, questo tormentone. Quindi speriamo che si veda presto la fine di questo tormentone. È uno schifo, ci suggeriscono. Io sono d'accordo. Con te, automobilista, che sei passato in sordina e prima di ingranare la marcia hai urlato "è uno schifo". Io ti stimo, sono d'accordo con te. La siringa sta ancora lì, è uno schifo, punto. C'è da aggiungere altro, Gianluca? Non credo. Spostiamoci, perché stamattina andiamo a fare un giro bellissimo. Bello bellissimo. Beh, do un indizio. Andiamo. Ebbene Gianluca, credo io abbia fatto capire, cioè più chiaro di così non potevo essere nel darvi l'indizio della rotonda, no? Più chiaro di così. E ci siamo spostati poco più in qua rispetto a via Acciani, siamo tornati su un luogo del delitto, tra virgolette, perché in questa rotonda qui dove sono io adesso ora, ci siamo già stati in passato e... siamo qui per dire cosa? Che a distanza di mesi, la situazione è ancora uguale. Cioè, questa, la rotonda c'è, vedi? Cioè, io proprio sono sulla rotonda, cioè, fisicamente, vedi? È fatta, cioè, la rotonda c'è. Però è ancora tutta transennata. Ci sono ancora, dicono e vedo, dei lavori, dei piccoli lavori da fare, che sono gli stessi però che c'erano anche mesi fa che siamo venuti. E in tutto ciò, caro Gianluca, il problema è che la pericolosità di questa rotonda è uguale, specialmente da quel lato là, scendendo, perché la visibilità è ridotta, la visibilità è minima. Ora, invece di metterci nella macchina e far capire com'è la visibilità, visto che non è cambiato niente, con la nostra macchina del tempo, ora sì che ci mettiamo in macchina, ma in quella del tempo, andiamo a vedere quando ci siamo messi in macchina e abbiamo fatto vedere la pericolosità di questa rotonda. Io adesso mi faccio il giro, una cosa magica adesso facciamo, tipo alla Superman, faccio il giro e andiamo ad un'altra parte. Andiamo? Pronti? Via! Ci siamo Gianluca, siamo partiti con il nostro live drive. Vedi, qui ci sono tutti i cartelli. Adesso mi faccio passare prima questa macchina che sta dietro, che è messa con le quattro frecce. Ok, passa. Alza con le quattro frecce, perché forse può mettere solo la prima. Vedi, questo qui, attenzione, rallentare. L'impresa si scusa per i disagi causati, grazie. Quindi questa è l'impresa che si scusa. E qui, ecco, arriviamo nel vivo della nostra rotonda, caro Gianluca. Davanti a noi, come puoi far vedere, vedi? Questo è lo spettacolo che abbiamo davanti. Cioè, arriviamo qui. A parte le persone, come detto, vanno dritto per dritto. Allora, io faccio questa curva qua. Io non vedo nulla di là. Non vedo se si butta qualche macchina che viene da sopra. Ok? Adesso andiamo da sopra e ti faccio vedere scendendo. Attenzione a tutti questi birillozzi. Quindi Gianluca, scendiamo, stiamo scendendo piano piano. Scendiamo piano piano. E tu arrivi qua. Cioè, parti dal presupposto che... ah sì, lo stop c'è, attenzione, lo stop c'è ancora. Però tu non sai che c'è una rotonda.
Quindi tu vedi le macchine che arrivano da là, Gianluca, da là. Non vedono me che arrivo, non lo vedono. Perché? Perché tutto, scusami, ti ho impallato. Vedi, ti ho fatto l'esempio, ti ho fatto l'esempio che non vedi. Quindi uno, io adesso ho fatto così perché così lo posso fare, però se arriva una macchina di qua, e qua finisce tutto a scatafascio. Qua finisce tutta scatafascio. Tutta scatafascio. E sai dove? Cioè, adesso ti porto un'altra parte dove pure là già è finita scatafascio. Ma nonostante sia già finita scatafascio, continuano a fare i pirati. Tutto molto bello. Bene, caro Gianluca, come promesso, continua il nostro tour nelle rotonde. E dopo quella storica transennata dove la visibilità era ridotta, ci siamo spostati in un'altra rotonda dove la visibilità è praticamente zero. Perché tu adesso mi vedi? Adesso? Forse mi vedi solo per il cappello. Per intenderci, qua siamo nella rotonda nei pressi della città ospedaliera e ci sono arrivate diverse segnalazioni. Chiedo solo la cortesia a tutti quelli, voi che passate, non vi fermate. Ci sono ancora. Salve, che bella gente che saluta. Non vi fermate a guardarmi, non camminate, perché sennò poi succede qualcosa di realmente brutto. Insomma, il problema qui, sai qual è, caro Gianluca? Come vedi? Hanno pensato, detto Avellino, città, giardino, facciamo la rotonda con il verde. E il problema, sai qual è? Sai qual è il problema? Che il verde c'è, però non lo curano. Cioè, qua è abbandonata, qua c'è la giungla. È una giungla, l'avete presente il film Giungla d'asfalto? È tale e quale. C'è una giungla, cioè tu mi devi dire, tu da quella parte lì, dove stai tu, riesci a vedere dall'altra parte della rotonda? Al di là dell'ambulanza che passa. Cioè tu da lì, riesci a vedere dall'altra parte della rotonda? Non credo. Mi vedi? Mi vedi? Vedi, io in questo momento sto nel centro della rotonda. Cioè, dove la visibilità dovrebbe essere piena. Cioè, io da qui dovrei riuscire a vedere tutto. Cioè, per le macchine che vengono da lì, da lì. Cioè, è tutto molto bello, molto coreografico. Però, dico io, ho capito, sì, tutto bello, città, giardino. Facciamo vedere alle porte della città il giardino. Però curiamolo questo giardino. Secondo te, io adesso, da qui, quanto tempo ci impiego per arrivare fin lì da te? Salvandomi la vita anche, soprattutto. Vediamo, dai. Ci provo? Vado? E ce l'ho fatta. Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Pirletti, dimmi, chi sono? Ma di poco, di poco pochissimo. Come vedi, da qua... Ma tu hai una vista da qua stupenda. Cioè, quello che tu vedi da qui, io dall'interno della rotonda giungla non lo vedevo. Ma tu credi che questa sia l'unica? Ma non è così, questa l'hanno aperta da pochissimo, questa rotonda. È bello con gli ulivi dentro, no? Ti dà un po' quel senso di Puglia. Non so, mi dà il senso di Puglia in mezzo agli ulivi. Tutto molto bello, io sarei una giornata intera qui a guardarla questa rotonda, perché mi ispira tanto sentimento. Ispira tanta sentimento. Hai sta rotonda quanto è bello, ispira tanto sentimento? Quella è, bellissima. Buongiorno. Mamma mia, cioè se i vigili ci pagassero per stare qui tutta la giornata a fare le immagini e vedere tutte le infrazioni che ci stanno in questa rotonda, tra gente con due cellulari e un panino in mano, che non so come fanno a mantenere due cellulari e un panino e a trovare anche il modo di mantenere lo sterzo, gente senza cintura, gente... Buongiorno! La rotonda, la giungla, quello stiamo dicendo. È il bosco, la giungla l'abbiamo detta. Voi del posto l'avete ribattezzata il bosco. Però voglio dire che le cose si devono fare, ma si devono fare perché siano
abbellimenti, non che siano situazioni assurde, di degrado. Anche perché non è funzionale. No, toglie la visuale, è pericoloso. Sarebbe stato molto meglio che non l'avessero fatto. Invece. È così. Buona giornata, grazie. Quindi, io che stavo dicendo il bosco, non è, cioè, è la giungla. In realtà gli abitanti del posto lo chiamano il bosco degli ulivi, bellissimo, il bosco degli ulivi, bellissimo, complimenti, complimenti per il bosco degli ulivi, tutto molto bello, ha detto benissimo il signore, cioè se la vogliamo fare una cosa, se la vogliamo fare una cosa facciamola bene, oppure non la facciamo proprio, cioè che tu muovi come facevi la rotonda normale, semplicissima, con un palo in mezzo. Quelle old style, quelle bellissime old style, belle con la rotonda e il palo in mezzo, bellissimo, io riuscivo a vedere tutto. Invece qua mi avete fatto questa cosa scenografica bellissima, il bosco degli ulivi, tutto molto bello Gianluca, però ti sorprenderò. Allora, qui nella rotonda degli ulivi non ci sono segnali, cioè l'unico segnale è questo qui che ti indica che è una rotonda, però... si capisce, no? Voglio dire, adesso ti porto in un'altra rotonda, ma poco più là, piano piano, dove ci sono anche i segnali della serie, i segnali ci sono ma non si vedono. Andiamo a vedere, devi andare di là, vedi, là, segui il dito, là. Ci siamo spostati, come si dice, di palo in frasca. Noi invece ci siamo spostati di frasca in frasca. Lo sai che quest'estate mi sono fatto la barchetta nuova? Di frasca in frasca. Però, prima di tutto facciamo capire dove siamo. Dalla rotonda della città ospedaliera ci siamo spostati in quest'altra rotonda. Bello, fai capire dove siamo. È una bella panoramica. E perché là c'è il vialone della Serie A, per intenderci, con il palazzetto dello sport, lo stadio... più in là, e di là vedi si continua da quella parte. Tu mi sa che mi riesci a prendere anche il cartello stradale con il nome della strada? Lo vedi lì il cartello stradale? Lo vedi? Sopra la multipla. Lo vedi il cartello stradale? Me l'hai ripreso? Riesci a leggere? Via Annarumma. Ah, ma io lo sapevo, per far capire meglio alla gente dove siamo. Perché come dico sempre io, una cosa è credere alle parole, una cosa è credere ai fatti effettivi che siamo in via Annarumma. E beh, il problema qui, sai dov'è caro Gianluca? Non la rotonda, che come vedi sta crescendo bene, rigogliosa anche questa, vedi? Sono dei germogli e tra qualche mese, se non vengono a fare quello che devono fare, ci sarà un'altra giungla. Nel frattempo, per non farsi mancare nulla, la giungla sta alle tue spalle, guarda, eccola qui, mi metto qui in mezzo alla giungla, qua vedi? Mi metto qui in mezzo alla giungla, vedi, non mi vedi più, perché il problema qua, sai qual è? Il problema della giungla, sempre per quanto riguarda la visibilità, cominciamo da lì, vedi, qui c'è un cartello stradale, te lo giuro che è un, attenzione qui, ti giuro che è un cartello stradale. Però tu mi devi dire, no, chi viene da quella parte? Come fa a leggere i segnali stradali qua? E chi c'ha orecchio lo sente! E questa è una vergogna! È una vergogna! No, c'è scritto sopra pronto soccorso, ospedale, stazione, zona industriale e Foggia. Se uno si trova qui in questa rotonda, come fa a capire per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione. Sentite, sì. Se volete andare sì, al manicomio, sì, signore, vi accompagno io. Sì, signore. E non può, cioè, non si capisce neanche la freccia, cioè, uno può andare ad intuito, pronto soccorso, ok, però da che parte sta, di là o di là? Non c'è niente, zona industriale non si legge proprio, cioè adesso mi provo a mettere qua, no? Non si legge proprio. Ma questo è niente, perché c'è anche il fratello gemello dall'altra parte. Di là, vieni qua. Vieni qua, che è ancora peggio. Ancora peggio. Ecco qua, guarda. Questo sta proprio in corrispondenza della rotonda, no? E dove non si legge niente. Cioè tu da lì riesci a leggere qua cosa c'è? Sotto quello verde con scritto raccordo autostradale Avellino Salerno Napoli Bari. Sotto riesci a leggere che c'è? No. E vi assicuro, e io mi devo avvicinare fin dentro la giungla, c'è scritto, c'è il cartello della Polizia di Stato che indica dove sta la Polizia di Stato.
sotto, sotto, sempre a senso, per sempre, perché uno ci deve entrare dentro, c'è il cartello che indica Napoli, per andare a Napoli. E sotto, te lo giuro, tu dici sono finiti i cartelli. No, ce n'è ancora un altro sotto. Tu non lo vedi, ma ti dico che sotto Napoli c'è ancora un altro cartello che indica il 232esimo reggimento trasmissioni dell'esercito italiano, cioè la caserma che sta qui ad Avellino. Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? No? Hanno messo qui un'indicazione e... ma è inutile. Cioè, se io vengo da qui, dico, dove sta la caserma? E che ne so? Dove sta la questura? E che ne so? Cioè, devo scendere, devo parcheggiare la macchina, scendere e fare così. Oppo farbacco! Allora c'è il cartello! Il cartello c'è! Però, niente. Niente, Gianluca. Ma la questione è ancora più grave, sai qual è? Io dico, vabbè, non voglio... Stamattina voglio scendere a piedi. Va bene? Stamattina voglio scendere a piedi, ma voglio fare una bella passeggiata. Ce la vogliamo fare giusto fino a là. Giusto fino a là, guarda. Ma non troppo, guarda. Dico, ah, che bello, guarda quanto spazio qua. Guarda quanto spazio, non mi posso proprio lamentare. Come sono bravi. E di che mi voglio lamentare? Guarda quanto spazio che ho qui. Posso camminare qua? Seguimi, no, per farti capire, posso camminare qua? Posso camminare qua? Posso camminare qua? Posso addirittura camminare all'indietro, per tanto dello spazio che c'è. Fino a che però, caro Gianluca, poi arrivi qua. Cioè, e dalla civiltà ritorni nella giungla. Vedi? Questo marciapiede ritorni nella giungla. Attenzione alle spine. Queste qui, le vedi? Queste sono spine pericolosissime. Io ho il copriocchi e quindi i miei occhi sono al sicuro, i copriocchi. Però tu che non hai il copriocchi, al di là di quello da una parte della telecamera, queste qua sono spine, se ti vanno negli occhi, ai 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 ai. Vedi, spine, attenzione. Quindi scendo, qua proprio, guarda che c'è giungla. E stiamo arrivando qui, te qua, guarda qua. Per dove passo, Gianluca? Per dove passo? Devo scendere dal marciapiede, lasciando stare la macchina qui, che probabilmente qualcuno si sarà fermato per andare negli esercizi commerciali della zona. Vogliamo dire anche questo, però lasciamole stare. Cioè, sbagliano, però noi siamo qui per il marciapiede, perché di norma, no, anche se non ci fosse stata la macchina, no? Marciapiede deve essere pulito, non c'è qua il marciapiede. Cioè, io voglio camminare dritto, ma guarda, seguimi che cammino dritto, guarda. Adesso vado dritto per dritto, tanto io il copriocchi ce l'ho. Vado, guarda. Mi vedi? Eppure siamo a 5 metri. Siamo a 5 metri, non è possibile questa cosa, Gianluca. Non è possibile. Hai visto la magia? Guarda, adesso mi sono sbucato alle spalle. Grande mago, grandissimo mago. Quindi è inutile dire, come ha detto il signore poc'anzi, se le cose le dovete fare, uno, fatele bene, due, sappiate detenere. Cioè, questo marciapiede mo l'hanno fatto da pochissimo. Però se ne sono dimenticati, perché forse probabilmente sono cresciute le prime erbacce e poi si sono proprio dimenticati. Hanno detto, ma lasciamolo così, che facciamo un po' di giungla. Bella la giungla, il bosco, la giungla. Tutto molto bello, Gianluca. E chiudiamo, ricordando i modi che avete per interagire con noi, per le vostre segnalazioni, 0825 31 399, reazione@primatv.it per le vostre segnalazioni, il nostro sito è www.primatv.it per rivedere tutte le puntate di servizi a domicilio e se volete la prossima la potete vedere anche in streaming. Chiudiamo, Gianluca, con qualcosa di allegro e simpatico quest'oggi. Di recente mi sono tornati in mente dei ricordi di bambino, che guardavo sempre un film della Disney, e mo di recente, girando i canali, l'ho rivisto, quindi sono contentissimo, e quindi mi è venuta in mente la canzone di questa puntata dedicata alla giungla, ed è
George, re della giungla. Cari bambini, se non l'avete visto, guardatelo, è bellissimo, è simpaticissimo e vi fate un sacco di risate. Più di servizi a domicilio, vi ho detto tutto. Alla prossima puntata, ciao! George, George, re della giungla, forte come mai! Guarda dove vai! George, George, re della giungla, libero tu sei! Guarda dove vai! Se lui è nei guai, mai da solo sarai! Il gorilla è per lui, vero amico suo! Il suo elefante è come il cane che non tradisce mai, sempre resterà! Con George, George, re della giungla, forte come mai! Guarda dove vai!